Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi di un grande rabbino, Chaim. Il nome più complesso, Chaim di Torkò, però chiamiamolo Chaim, perché aveva un'abitudine molto interessante. Si racconta che lui avesse una trattoria e che tutte le sere andava a lavare e rilavare i suoi piatti. Lavava i piatti. Insomma, un gesto qualsiasi, un gesto che quanti di noi l'hanno fatto, le donne poi tutti i giorni, gli uomini forse meno, ma perché è così importante lavare i piatti di questo uomo? Perché mentre lavava i piatti, Chaim non volgeva lo sguardo altrove, racconta Martin Buber, il grande studioso del cassidismo, di questa corrente ebraica che riteneva che le scintille della vita fossero in ogni cosa. Lui non volgeva lo sguardo altrove. Era talmente preso che non c'era altro che lavare i piatti. Perché voglio soffermarmi su non portare lo sguardo altrove? Perché si racconta che Chaim raggiunse l'illuminazione più alta con questo gesto così semplice. Ma cos'è lavare i piatti? Cos'è una tavola imbandita? Cos'è versare del vino? Apparentemente sono gesti qualsiasi, ma perché dovremmo nei gesti qualsiasi, come prendere in mano una penna, non avere lo sguardo altrove? Ci serve per star bene? Ci serve per la cura dell'anima dei nostri disagi? Ci serve per la nostra vita, per gli amori, per i dolori che proviamo, per i percorsi che ci spettano? Beh, se uno dovesse dirmi, dopo molti anni che faccio questo lavoro, come faccio a realizzare il mio destino? Io direi ogni tanto, nella giornata, soprattutto quando senti un disagio, un dolore, quando pensi a qualcosa che ti tormenta, quando pensi che la tua vita non va bene, mettiti a fare una cosa qualsiasi come lavare i panni, pulire un piatto, mettere nell'armadio i vestiti, fare il bucato, ma fallo senza porgere lo sguardo altrove. Essere lì nelle cose come sono, esattamente come sono. Essere presi da queste azioni cosiddette minime senza farsi domande. E così nei dolori della vita, dopo un addio, una malattia, un abbandono, una paura. Oggi voglio guardare la mia paura del buio, la voglio guardare dolcemente, voglio guardarla senza porgere lo sguardo altrove. Voglio guardare la mia tristezza, ma senza porgere lo sguardo altrove. Ma che mistero è lo sguardo? C'è nello sguardo qualcosa che risana i nostri disturbi? Forse lo sguardo secerne i farmaci più potenti di tutti i psicofarmaci? Assolutamente sì. È che noi lo usiamo sempre offuscato lo sguardo dalla nebbia del pensiero. Siamo sempre lì a dirci come dobbiamo essere, a dirci come non dovevano accadere le cose. Rimpiangiamo un passato che non c'è più. E siamo proiettati in un futuro che ancora non c'è. Ma se si impara, durante la giornata, ogni tanto, a essere lì nelle cose come sono e a non posare lo sguardo su nient'altro di quello che accade dentro di te, qualcosa di importante succede. Succede che tu ti accorgi che si forma in te uno stato di disidentità. Tu non sei soltanto quello che pensa, che ragiona, non sei la mamma dei tuoi bambini, non sei quella sposata, non sei quella che lavora, ma sei quella che posa lo sguardo. E vi auguro che accada quello che è accaduto a Chaim, che posando lo sguardo lì dove era, senza distrarsi, ha realizzato il punto più alto che un uomo può raggiungere. Buona giornata a tutti.